Ragazze, è arrivato il momento tanto atteso. È arrivata la rivincita. È arrivata la rivincita. Allora, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo il girlfriend tag. L'avete richiesto tutte sul video del boyfriend tag e quindi adesso è giusto che io mi poi la rivincita e che io faccio vedere quanto brava sono a rispondere alle domande. Esatto. E quindi, se vi siete persi il video del boyfriend tag, vi metterò la scheda qui o qui, no, penso di qui, e così lo cliccate e potete andarlo a vedere. E se invece l'avete già visto, stay tuned che adesso iniziamo la rivincita. E se poi mi fai un errore grave, ti becchi sia la schiuma barba sia di freccia. Faccio respiro. Tra una, via. Allora, prima domanda semplicissima, devi rispondere: che cosa ho fatto il 14 gennaio 2007? Ma dai, che cosa è? Devi sapere la mia vita, scusami, Ma io non lo posso sapere, non c'eravamo neanche sì, se c'entra. Beh, vabbè, ma quello cosa c'entra? Devi conoscere la mia vita a prescindere? Hai detto che sapevi tutto, non aveva mica detto 5 secondi fa che sapeva tutto. Ci puoi arrivare il 14 gennaio 2007. Allora, 14 gennaio non è il tuo compleanno. No, però è la domenica prima del mio compleanno. È la domenica prima del tuo compleanno. Cosa posso aver fatto a 15 anni? Sei andato in discoteca? No. A pranzo con i tuoi? No. A cena con i tuoi? No. Ce l'ho! Ce l'ho! Sei andato a sciare in montagna vadando di campiglio? No, no, quello andavo a Natale, non andavo. 14 gennaio già a casa un pezzo. 14 gennaio iniziano le scuole. Ma come? Ma io è una cosa che non posso sapere. Vedi, Fuiccio? Mi dispiace. Ma no, ma non è vero. È vero, come? È vero, tutto della mia vita. Ma no, aspetta. Dai. Qual è il mio passatempo preferito? Leggere il giornale, leggere il Sole 24 Ore. Beh, vabbè, ma quello non è un passatempo, quello faccio. Guardare Game of Thrones. Vabbè, dai. Più o meno, c'è molto da sapere. Cosa indosso quando sono a casa per rilassarmi? Le mutande, i pantaloni e il pigiama. Non ce li ho perché c'è una storia, perché non ce li hai quando hai il pigiama? Spiegalo. Sì, che ce li hai. No, ma spiegali perché non posso mettermi mai su. Perché che li usi i miei pantaloni del pigiama? Beh, vabbè, ogni tanto. No, sempre. I miei pantaloni sono sempre lavati perché li mette sempre lei. Qual è la mia destinazione preferita per un viaggio? Per un viaggio. Com'è? Quale sarebbe la mia destinazione preferita per un viaggio? Com'è? Ma no, in generale, anche da sud. In montagna a sciare. No, aspetta! Scusa, c'è solo una possibilità! No, io ti ne ho votati di più altre volte e ti ho lasciato anche pensare. Vabbè. No, in barca! In barca, è vero, in barca vita. La sapevo, Ma è però mi è sbagliata, quindi mi è sbagliata. No. Dai, Riccardo, è troppo, che lo finiamo. Aspetta, che cade. Ma io ti ho fatto delle robe carine con rossetto. Lasciamolo lì, speriamo che non cada. Speriamo nella coesione dell'antipodicio. Ma dai. Qual è il mio sport preferito? Calcio, calcetto, calcio 5. E qual è la cosa che preferisco di più di te? Un po' tutto, direi. Adesso. Che sono molto intelligente, che sono simpaticissima, sbagliato, che sono autoironica, sbagliato, che sono tanto tenera. No, proprio no. Io ho prurito. Hai prurito dove? Di fronte. Lascia lì perché sennò fai un disastro, cade giù tutto. Ma cos'è? Il sorriso, pensa che romantico che sono. Dai, mi sento tutta che sono da uomo. Questa ce n'è una lista, potresti elencare una lista. Qual è la cosa che io non vorrei tu facessi, però tu fai lo stesso? La cosa che tu non vorresti io farei. No, non sbagliami tutti i tempi verbali. Che io facessi, ho sbagliato. Qual è una cosa che fai che mi dà fastidio? Lasciare la mia auto bagnata. Sì, ma ne fai una serie. Poi lasciare tutto aperto quando andiamo fuori, quando usciamo. Lascio le finestre aperte, perché è la mania che se si esce un'ora bisogna chiudere i balconi, tutto, sì. Chiudere tutto. Questione di sicurezza. Non lo so. Vabbè, dai, più o meno quelle due lì. Qual è la mia serie TV preferita? Game of Thrones. Questa è sempre. Il cibo che mi piace di più e quello che invece odio. Allora, quello che ti piace di più è la fiorentina. Beh, sì, vabbè, dal punto di vista della carne, sì. Però mi piace. E il sushi. Quello che odio è il cocco. Il cocco è una cosa immangiabile, veramente. Cosa sono bravo a fare?
A questo dovresti rispondere subito. Vabbè, se a fare misure, calcoli matematici, ingegneristi. Mi ha visto fare misure. Vabbè, calcoli. Vabbè dai, te lo lasciamo. Qual è il colore? Non vuoi mica spiegare le domande, tu, sennò ti puoi già rispondere. Qual è il colore dei miei occhi? Marrone. No. Qualche puntina verde, esatto. Che vagamente si vede proprio d'estate, d'estate. Si proprio vicino, no, così d'estate sotto il sole, con il sole d'estate con il sole diventano leggermente verdi, chiunque può confermare, proprio vagamente parlando. Cosa faccio nel mio tempo libero? Leggi il giornale. Ancora senza risposta di prima. Leggi l'Ansa e il Sole 24 Ore, poi passa al Corriere della Sera, poi non passa è vero, nel mio tempo libero faccio anche altro, aspetta sempre uno proprio. Poi vai a controllare l'Ansa perché l'Ansa si aggiorna prima degli altri giornali. Ma c'è un sacco di cose. C'è un sacco di cose, sto su Facebook. Non leggi i giornali. Qual è il mio libro? No, qual è il mio film preferito? Non hai film preferiti? Zero. Beh, dimmi uno che mi è piaciuto allora. Uno che abbiamo visto anche insieme che mi è piaciuto. Se dovessi ricordare quello che mi è piaciuto di più, quello. Al cinema. Mm-hmm. Che coinvolgeva altri mondi? Twilight. Ma che Twilight? Il Signore degli Anelli. Ma che Signore degli Anelli? Le Cronache di Narnia. È uno che è uscito un anno fa, due anni fa, 2015. Avatar. Ma no, Avatar. Uno che coinvolge ma... The Martian! Vabbè, poi questa non l'hai indovinata, quindi... No, l'hai indovinata! Ti ho detto io, adesso devo partire dall'altro lato. Sì, ma poco però! Cosa hai fatto? Sai che mi va in bocca! Aspetta, perché lo tolgo. Ma dai! Ecco, come no? Ho qualche strana ossessione. Sì, mangiarti le unghie. Vabbè. Controllare i giornali. Ancora? Ma ogni 5 minuti? Ne sei preso la risposta? È l'ossessione... Qual è il mio ristorante? No, non sta togliendo, sono naturalmente. Qual è il mio ristorante preferito qui a Rockford? A Rockford. Woodfire, carino pure. Five Forks è più buono. Woodfire è una pizza. Allora, abbiamo trovato una pizza che è fenomenale. E quindi adesso andiamo sempre lì. Il mio ristorante. Che torta mi prepareresti per il mio compleanno? Te l'ho già fatta io, copione! No, la tua domanda era qual è la mia torta preferita e ti sto dicendo che torta mi prepareresti per il mio compleanno, quindi qual è la mia torta preferita? La torta con la Nutella. No, quella è la tua torta preferita. No, la mia è tiramisù. De Ben se lo ricordano loro. E allora? Non hai torta. Cosa mi puoi preparare? Beh, dimmene una, è fatta apposta domanda, siccome non ho una preferita sbagli sicuro e ti do. Ma dai, non vale! Se potessi vivere ovunque, dove vivrei? In un'isola deserta. No, quello andrei in vacanza in un'isola deserta, non andrei a vivere in un'isola. Andresti a Malibu, in California. No, vabbè, dai, ti vedo buona. Che cosa mi piace fare al weekend? Non sto di nuovo a leggere i giornali perché sennò... Andare in piscina. Andare in piscina, qua che c'è la piscina. Andare in giro per Chicago, visitare. Andare in giro per Chicago. Ecco, una cosa che a me piace, che a te non piace, è visitare la città. A me piace, solo che non mi piace il modo in cui lo fa lui, che cammina no, per 85 ore su 24. Quanto alto sono? 1,82 m. Questa non la sai. Qual è la mia vacanza preferita da bambino? Andare a mini club in, Sardegna o Sicilia o Puglia. Ovunque si andava, al mini club comunque. Se potessi emigrare su un altro pianeta, in quale pianeta mi trasferirei? Ma che domanda è? Una domanda. Su Marte è l'unico fattibile. No, non è dal punto di vista fisico in quale, perché nessun pianeta si può vivere, ma qual è che mi piacerebbe, in quale pianeta mi piacerebbe vivere? Sulla Luna. Sulla Luna non pianeta, la Luna è un satellite. Beh, non hai una risposta, non me l'hai detto. No, ma infatti è una delle due domande in cui... Ma dai! La dici? Adesso ci sono quelle domande tipo stile Iene, ti chiedo due cose e tu devi dirmi quale delle due io preferisco. Ok, vai. Se sbagli, doppia dose. Marmellata o Nutella? Nutella. Mare o montagna? Mare. Da solo o in compagnia? In compagnia. Automobile o bicicletta? Automobile. No, l'ho beccata anche questa, ma uffa. Capelli lunghi o capelli corti? Capelli lunghi per te.
Io li odio. Non è il suo corso. No, li hai beccate tutte, peccato. Se potessi cambiare una cosa di me, cosa cambieresti? Io, ma fisica o mentale? Ah, mentale ce ne sono tante. Ho fatto una domanda su mentale. Cambierei che sei disordinato. Però ti faccio lo stesso corso. No! Cosa può finire? Bene, adesso chiudi tu il video perché io sono in condizioni imbarazzanti. Allora, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Poi, Gaia, cosa che dici di solito? Allora ragazze, se vi è piaciuto il video lasciate un commento qui sotto, un pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, poi iscrivetevi al mio blog che l'ho appena rinnovato, trovate tanti articoli giù, sì, sotto, ma in... giù sotto nell'info box, passate a seguirmi su Snapchat e su Instagram, trovate sempre anche qui tutti i link del blog, tutti i link nell'info box, ah, oh, cioè, box. Se uno è duro. E tutti che appena è roba per te. Ho messo una quintalata di roba. Sì. E nulla, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Ciao! Speriamo che siamo a fuoco. Lolo, tanto vinco! No dai, cioè io mi prodotto tutto il naso!